Una tragedia ha funestato la giornata di oggi nella nostra regione. Erano passate da poco le 14 quando c'è stata una forte esplosione a Casalbordino presso l'azienda Sabino Esplodenti, specializzata nella bonifica di polveri da sparo. E le tre persone decedute sono Carlo Spinelli di Pollutri, Paolo Pepe di Casalbordino e Nicola Colameo di Guilmi. Tutta la zona è stata circoscritta e le strade adiacenti sono state chiuse al traffico. Sul luogo della tragedia si è portato anche il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. Cordoglio per la perdita di queste vite umane, una notizia molto triste e dolorosa, lo è sempre, lo è di più in condizioni simili, e sapere che per condizioni peraltro di sicurezza, di pericolo ancora permanente, purtroppo i corpi delle vittime potranno essere traslati soltanto domani mattina, quindi questo evidentemente che aggiungerà ulteriore dolore alla tragedia in corso, e noi siamo vicini alle famiglie, porto il cordoglio, le condoglianze di tutta la giunta, di tutto il consiglio regionale che era riunito all'Aquila, che ho lasciato dopo aver dato questo annuncio, e sono portatore appunto dei sentimenti dell'intera regione, di tutti i cittadini, per quello che sta accadendo, per quello che è avvenuto. Da quello che sappiamo sono tre vittime, il medico è entrato, ha accertato, prima che gli venisse notificato anche al medico che per ragioni di sicurezza non poteva accedere, comunque nel frattempo era avvenuto, e quindi credo che sul numero delle vittime dovrebbe essere confermato questo dato. Le cause? Queste le possono conoscere solo gli investigatori e gli esperti che sono al lavoro e che lavoreranno tanto più domani mattina, quando con la luce del sole le condizioni di sicurezza potranno permettere l'accesso degli artificieri e degli investigatori. Sindaco, una tragedia da cui è difficile davvero trarre anche qualche parola in questo momento. Cosa si sente di dire alla comunità di Casalbordino, ma all'intera zona qui del Vastese, dopo questa tragedia immane? Sicuramente la mia vicinanza alle vittime e ai familiari delle vittime. Come ben detto, non è soltanto una tragedia di Casalbordino, ma una tragedia anche di altri paesi, Pollutri e di Guilmi. Che dire, una fabbrica che fa della sicurezza il punto principe, soltanto una fabbrica che ha la sicurezza, ha l'incidente dietro l'angolo. È una fabbrica grossa, 70 dipendenti su un'area di quasi 20 ettari di terreno, e quindi con alta incidenza di pericolosità. L'incidente è avvenuto intorno alle 14:15. Vicino, così mi hanno detto, perché l'area non si può avvicinare all'alto forno dove sta lo smaltimento delle polveri, per cause che bisogna accertare, tre persone hanno perso che erano adibite allo smaltimento, hanno perso la vita. Quante persone c'erano al lavoro all'interno? Se si è riuscito a ricostruire? Su 50-60 persone sicuro. E lei conosce i titolari di questa azienda? Conosco i titolari, conosco anche uno delle vittime molto bene, perché è un mio compaesano. Vogliamo un attimo spiegare insomma questa azienda, che lavoro svolge, perché anche per chiarire? Smaltisce materiale bellico principalmente, quindi va a rendere innocuo i varie bombe, le varie mine che sono di produzione a livello mondiale, perché questa azienda adesso agisce principalmente per tutta l'Europa. Si va a detonare i vari ordigni bellici recuperando le polveri che poi vengono bruciate.